Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Oggi andremo a fare un altro risotto un po' particolare, nel senso ho fatto quello con la crema di caffè e oggi andremo a fare il risotto che è pirigna. Quindi andremo a usare la cachaça in pratica, andremo a usare il lime. E zucchero naturalmente. Vedrete, ho fatto un video dove vado a farvi vedere la preparazione delle scorze di lime candite in pratica. Vedete tutto. Questo risotto lo dedico in particolare alla mia carissima amica Giulia Doria, la madrina di mio figlio, che ama la mia caipirinha. Quindi è un piacere dedicare questo risotto soprattutto a lei, ma anche in questo caso devo dire anche al marito Giacomo, che gli è sempre vicino, che è mio, mi sta nel cuore anche lui. Naturalmente a tutti voi siete partecipi di questo, però in particolare a loro due che mi sono vicini e che amano anche i più. Ho preso i 3 limoni, 3 lime, li ho lavati bene, ne ho sbucciati col pelapatate 1,5. Prendo le bucce, le vado a mettere sull'acqua che bolle 1 minuto, è passato 1 minuto, vado a scolare il limone. Ecco, quest'acqua qui poi me la tengo per stasera, la metto sull'acqua fredda, vado a fare cubetti di ghiaccio, vado a fare shock termico in pratica perché non diventino croccanti, li diventino con grandi. Vado a ripetere un'altra volta il procedimento di far bollire per 1 minuto ancora le bucce. Ora ho messo 100 grammi di zucchero, vado a mettere su 150 grammi di acqua, 150 cc di acqua, scusate. Faccio sciogliere lo zucchero, una volta che lo zucchero è sciolto vado a mettere le bucce di lime. Si è sciolto, c'è un liquido trasparente, andiamo a mettere le bucce. Ho messo le bucce di lime, ho fatto 2 volte il procedimento per lo sciolto termico, anche perché generalmente una non basta perché resta ancora amarottica, quindi facendo 2 o anche 3 volte praticamente toglie anche l'amaro. L'acqua che vedete qui mi serve per fare il risotto e l'ho tenuta perché mi serve per dare anche un po' di colore al risotto. Pigmento che ha perso lo tengo per dare colore al risotto. Andrò a fare il brodo vegetale con quest'acqua. Intanto diamo una girata. Lasciamo bollire le bucce di lime per 20 minuti. Passati i 20 minuti, andiamo a spegnere. Mettiamo, sto mettendo anche su un vasetto che poi me ne vado a tenere per eventuali altri piatti che mi serve. Stesso procedimento si può fare con l'arancio, stessa cosa. Una volta che le vado a passare sulla cosa, che mi servono questi, per ripeterlo, 3 da passare sullo zucchero. Grazie.
stasera. Bene. E queste me le metto via per eventuali altri piatti che mi serve. Abbiamo acceso la lampada, andiamo a mettere un po' d'olio per tostare il riso. Sono sicuro che gli amici brasiliani saranno incuriositi da questa ricetta e questo risotto che è birra, che praticamente è l'aperitivo, diciamo, che si beve più in Brasile. Quindi credo saranno curiosi di vedere l'effetto e la bontà di questo piatto. Andiamo un attimino a scaldare l'olio, andiamo a tostare il riso, minuti e poi vi faccio vedere tutto il resto. Vado ad aggiustare un po' di sale perché il brodo non aveva sale. Metà cottura andrò a mettere l'acqua che ho bollito, il lime. Vedete che è il colore. Bene, siamo, sono passati 20 minuti, un attimino di più del normale, anche perché ho messo del limone. Il limone, diciamo, ferma un attimino la cottura, ci vuole un attimino di più, quindi ho dovuto un attimino. Allora, mettiamo noce di burro. Ci mettiamo un po' di succo di limo, attacchiamo e ancora un po' di cacciata, tanto lei evapora.
forza di rimuovere il zaino. Prendiamo le bucce che abbiamo caramellato. Eccoci. E ci mettiamo. Grazie mille. Un saluto a tutti. E un ringraziamento per seguirmi. Seguitemi su YouTube. Ciao ragazzi!